La notizia ha lasciato di sgomento l'intera città e non solo. È morto a causa di una malattia che lo affliggeva da anni, Salvo Rasà, ex sindaco di Santa Maria di Licodia. Nato il 23 ottobre del 1948, cessa di vivere all'età di 68 anni. Un uomo politico di alto livello, capace di aggregare, coordinare e vincere, e che ha fatto della politica uno stile di vita, diventandone protagonista per oltre un ventennio. Ha ricoperto la poltrona di primo cittadino per ben tre volte a cavallo tra la Prima e la Seconda Repubblica, a partire dagli anni Ottanta sino al 2012. Storico esponente della Democrazia Cristiana, Rasà è stato eletto consigliere comunale per la prima volta il 21 giugno del 1987 e votato in assise come sindaco il 24 novembre del 1990, assumendo così la carica di primo cittadino sino al 7 febbraio 1992. Nel giugno dello stesso anno, come consigliere comunale, ricopre l'incarico anche di assessore durante la sindacatura di Calogero Cantali. Con l'entrata in vigore del nuovo sistema elettorale e con l'elezione diretta del sindaco, Rasà è stato eletto nel novembre del 1998 sino al 27 maggio 2003. Dopo la parentesi durata 4 anni, dove Santa Maria di Licodia ha visto al governo il sindaco Francesco Petralia e il commissario straordinario Luigi Lucifora, Rasà si ricandida alle amministrative del 2007 e vince. Diventa nuovamente sindaco il 18 maggio 2007 e resta in carica sino al 3 febbraio 2012. Laureato in legge, è stato dipendente comunale del comune di Paternò ed ha prestato servizio negli uffici dei servizi sociali. La sua vita è stata segnata da diversi problemi di salute che ha sempre combattuto con forza e tenacia. Chi lo conosceva lo ricorda sorseggiare il suo caffè rigorosamente fatto con la caffettiera e con l'aggiunta della cannella, e lo descrive come una persona estremamente intelligente e sempre con la battuta pronta. A testa sutta e pedo all'aria? Bene, a testa sutta e pedo all'aria. Tutta l'intervista, no? Delle altre due, tutta l'intervista. Però chiaramente toccato su questa cosa. Purtroppo ieri sera si è arreso, si è spento nella sua casa tra l'affetto della moglie, della sorella e dei parenti. Con Salvo Rasà, persona molto stimata non solo a Santa Maria di Licodia, se ne va un pezzo di storia che ha segnato la vita della piccola cittadina etnea.